Allora, siamo a Prato con Alberto Laschi e Gianni Capobianco. Alberto, come nasce in te il fuoco della passione per la pietra? Guarda, ovviamente lì. Una passione relativamente recente, visto che non sono più di 15 anni che ci sto dietro. Da bevitore inconsapevole sono diventato bevitore consapevole grazie allo stimoli che mi ha dato un mio ex allievo, perché ora soltanto compagno di bevute, diciamo così, del liceo scientifico dove insegnavo a lui e dove insegno attualmente. Attualmente una mattina per scommessa mi porta a far assaggiare durante l'orario scolastico una bottiglia di Rosé de Cambrinus. Una tipica birra italiana, non so. Di largo consumo, diciamo così. Di largo industriale. Che effettivamente mi squaderna l'universo, cioè mi apre un mondo che assolutamente non conoscevo o che comunque era inconsapevole. Da lì nasce con questo. Questo fa capire che la distanza tra la birra industriale italiana e la birra belga è enorme. Siderale. Perché se una cosa di genere ti fa subito cambiare prospettiva. È evidente il fatto che l'artigianalità è un mondo completamente non parallelo ma lontano anni luce dall'industrialità. Poi il mondo dell'ambicchia è ancora una nicchia all'interno dell'artigianalità che poteva avere su di me il doppio effetto, poteva essere il modo di attirarmi in quel mondo ma anche di respingermi, certo. Conoscendo il lambicchio, no? Da quel punto lì è cominciata una nuova storia, bevo solo Coca-Cola. Sono diventato un consumatore, come si può dire, consapevole perché guidavo da questo ragazzo, il quale mi ha fatto conoscere in zona alcuni pub fondamentali, tra i quali il Principe di Montecatini, e chiunque vive nella zona tra Prato e Pistoia è imprescindibile. Da lì poi ho cominciato ad acquistare in Belgio. Acquistare in Belgio, perché in Italia, sto parlando del 95, cioè i primordi della birra artigianale anche italiana, cioè nascono in quell'anno i primi birra artigianale. E quindi i quali non avevo assolutamente nessuna consapevolezza, avevo capito che la patria era il Belgio della birra, internet era ancora allora gli albori, comunque il commercio online in internet era ancora di là da venire nella maniera in cui adesso si sviluppa. A comprare in Belgio. Dopo la terza e la quarta volta che compro in Belgio, il tempo mi dice guarda che tra un pochino aspre il mio corrispondente in Italia si chiamava Gianni Tacchini. Perché non compro da lui? Io abito a Prato, Gianni Tacchini a Siena, un giorno prendo la macchina, vado a conoscere Gianni Tacchini a Siena e da lì è nato una storia. È stato l'inizio di una storia assolutamente non commerciale. Perché 5 anni fa nasce l'idea del villaggio della birra. Dopo 10 anni di frequentazione ci viene la folle idea, per un tempo, stiamo parlando del 2005, di fare una provincia italiana completamente legata al Belgio, facendo venire i belgi che non si muovono dal Belgio per definizione, i belgi che non si muovono per definizione dal Belgio, a servire le proprie birre in un posto dimenticato da Dio, dal punto di vista bizzarro, è Bibliano, piena terra di Montalcino. Cioè 5 anni fa, quanti birrai belgi vennero a... Già allora erano 7, perché erano ovviamente legati all'attività che aveva svolto Gianni. Gianni era già in questo 2005, quindi era già un paio d'anni che aveva agganciato rapporti commerciali con ciascuno di loro, era già in e le loro vie le commercializzava già su internet. Loro hanno appoggiato in pieno questa idea perché era una cosa che comunque si faceva in Belgio, ma avevano visto in prospettiva che l'Italia poteva essere un grande novità, una grande novità. Oh, 5 anni fa. Adesso voi avete la fila dei birrifici belgi che vi chiedono di venire in Italia, cioè è paradossale dopo 5 anni. Noi quest'anno siamo arrivati allo Zitos di marzo 2010. Ci aspettavano i birrai belgi per farci conoscere i loro amici da poter invitare al villaggio. Il cerchio si è chiuso in questo caso, vuol dire che a forza di
seminare e gli altri poi seminano da noi. Quante persone sono venute alla manifestazione durante questi giorni? Questi 3-4 giorni che avete? Dal venerdì alla domenica notte, facendo un computo, un paragone tra gettoni, non meno di 3.000 persone. Il mio paesino che conta 1.500 anni. Il piano conta 62 anni. 62 anni perché fa parte di Buon Convento. È una frazione del Comune Buon Convento che non conta più di 2.500 anni. Voi avete creato un fenomeno in quella zona. Una zona tra l'altro è anche difficile da raggiungere dalle autostrade, quindi si è creato proprio interesse da tutte le parti d'Italia, cioè vengono da tutte le parti d'Italia da manifestare. Noi i primi anni abbiamo investito tanto in pubblicità cartacea, abbiamo capito invece che conta solo la consuetudine, quindi non solo la comunicazione tramite internet, ma la frequentazione del luogo. Quest'anno quanto avete speso per la pubblicità? €1,50 E avete avuto 4.000 circa? €1,50 sì, sulla stampa, però abbiamo fatto un cartellone 10 metri per 4 da spingere nel centro. Questa è stata l'unica spesa. 4.000 persone sono venute circa? Tra le 3.000 e 3.500 persone in 3 giorni, con un investimento pubblicitario contato solo su 4 parole. Gianni. Rabbia o meno, 39 anni. E soddisfatto di questa sua in 5 anni, anche tu sei soddisfatto di questa sua. Cioè, abbiamo in 5 anni siete passati da 7 birrai a tutti questi birrai che vi chiedono di venire in Italia. Quest'anno erano 12 birrai belgi, 4 italiani, più l'angolo Lambic, più l'angolo Bruin, e abbiamo dovuto tra virgolette respingere per una questione solo di spazio almeno 10 viticici belgi e 4-5 italiani. Respingere significa ormai siete. Questo è il punto di non ritorno. Il prossimo anno. Questo è il punto di non ritorno. Ci sono novità sul prossimo anno. Qualche novità c'è. Allora, non ne possiamo parlare. Ho saputo solo lavorando. Esatto. Però se il buongiorno si vede dal mattino. Il nostro villaggio si è chiuso materialmente il lunedì sera a mezzanotte. Mercoledì mattina alle 9 ho mandato un'email per un progetto legato al villaggio della Pietra 2011 al quale stiamo già lavorando. Probabilmente si spereranno le barriere del Belgio, si andrà oltre il Belgio, è qualcosa d'altro, si spera, Europa. Si spera che il villaggio sia ancora il luogo della tradizione, che è il luogo della fantasia, che è il villaggio italiano, e il luogo anche della innovazione, il momento. Presente futuro. Lavorando al presente futuro. Il villaggio della birra è un nome molto accattivante, è un nome anche, credo, abbastanza di pubblico dominio. Voi l'avete dovuto pure registrare, questo è un altro segnale del fatto che il vostro progetto è andato a buon fine. E di questo vi faccio i complimenti, sia a te che a Gianni. Avevamo avuto una percezione, che era più di una percezione, che qualcuno aveva messo gli occhi sul progetto, diciamo. Il villaggio della birra, orgogliosamente ci teniamo a dirlo, è a Viggiano e rimarrà a Viggiano almeno per i prossimi 5 anni. Almeno i prossimi 5 anni. Come vi siete conosciuti con Gianni? Tramite appunto questo commercio che avevo legale in Belgio, e il mio corrispondente belga mi ha detto che c'era questa possibilità di agganciare questa persona. Nonostante la differenza di età fra me e lui, ci sono 12 anni, ho trovato un ragazzo molto maturo e quindi io, che sono un anziano, non ho avuto problemi a avere una sintonia subito soprattutto sulla filosofia birraria, poi anche sull'azzardo commerciale. Ascolta, il più grosso complimento che vi hanno fatto i birrai belgi sull'organizzazione di questa manifestazione, che ti ha reso veramente orgoglioso. Non me l'ha fatto un birraio belga, ma un italiano, ci ha definito una vera macchina da guerra. E questa è una grossa soddisfazione. Possiamo sapere il nome del birraio? Nicola Perra, il nostro fratello di lezione. Nicola del Barley. È un fratello di tutti noi. E quest'anno chi avete invitato dall'Italia? Abbiamo invitato Paolo Zappelli,
caffè, birrificio italiano. Nicola è venuto come ospite, a bere. Birrificio italiano, tocca al matto. Tocca al matto di Bruno. E come lo definisce Nicola Ferra, il DJ residente Nicola, scusate, Moreno dell'Ormai. Moreno. No, perché beh, dice, tanto è quasi in casa. Sì, infatti DJ residente. Dice, voi ne dite che ne invitate quattro, ma di fatto ne invitate. Però io sono curioso di capire il sentimento dei frequentatori del villaggio, perché a parte quelli che vengono dalle altre regioni che probabilmente vengono per un grosso interesse verso questa manifestazione, i locali, le persone locali, che sensazioni hanno? Noi abbiamo più difficoltà a avere rapporti con i locali, che comunque teniamo presente, i locali appartengono a una tradizione strettamente vinicola, alla terra del Brunello di Montalcino. Quindi loro per assurdo hanno molto più resistenza nei confronti invece di quelli che vengono. Io dipendo da fuori, l'80% dei frequentatori del villaggio non è locale, addirittura fuori Toscana. Però c'è una grossa soddisfazione, immagino. Quest'anno è venuta a suonare da noi la banda del comune di Bonfim. Perfetto. Questa è la chiusura del cerchio. Grazie mille Alberto. Grazie a te. E auguri per il prossimo villaggio. Villaggio 2011. A presto. Grazie a te. Ciao Gianni, il nostro fotoreporter.